Siamo qui per partecipare a Avrei questa idea, un format ideato da Giffoni Hub che serve a lanciare nell'iperspazio giovani sceneggiatori, i quali grazie al nostro aiuto, alla nostra capacità di veicolare, di farci in qualche modo strumento, trampolino, rampa di lancio per le proprie idee, vedranno il proprio film prodotto da un grande casa di produzione italiana nel giro di un mese e mezzo. Un mese e una settimana. Orientativamente. Il secondo che facciamo, secondo panel. Se i conti tornano, è il secondo panel, e anche stavolta, come nella precedente volta che fu in quel di Venezia, sentiremo quattro idee raccontate da altrettanti giovani wannabe. Noi siamo stati dei wannabe, ricordatelo. Dei giovani wannabe, come dice la canzone, e poi non daremo dei giudizi, li penseremo, perché questo senz'altro. E poi speriamo che chi ci guarda guarderà loro e dirà: belle idee, produciamone una. Noi sicuramente diremo qualche ideuzza nostra piccola, perché magari il produttore che guarda sente quelle quattro, ma poi carpisce in noi il vero genio. Ma penso che già un progetto come questo possa aiutare molto i giovani. Parte da Giffoni Hub, che è legato al Festival di Giffoni, che è un festival estremamente legato ai giovani e al pubblico. Quindi penso che già in questo ci sia molto impegno. Dopodiché ci siamo noi due, cioè, anche soltanto per questo. Fatico a immaginare qualcosa che possa lanciare di più un giovane sceneggiatore. Io penso che molti abbiano inventato l'idea in mattinata solo per poter vederci da vicino. Vederci da vicino, esatto, e anche captare un nostro leggerissimo cenno d'assenso. Sì. Una piccola torsione della testa così, un cenno col mento che si abbassa, insomma. Sono emozioni che speriamo tanti giovani possano provare. Fare film più belli. Scrivere bei film. Sì, perché alla fine se c'è un bel film uno se lo va a vedere. Sì. Era bello anche quando ci si andava a vedere i film medio brutti perché ci andava di andare al cinema. Infatti. Se si tornasse ad avere anche questa abitudine. E forse rendere il cinema più un luogo in cui si va a fare qualcosa perché è più un evento. Ecco, forse bisognerebbe uscire dalla logica della proiezione classica, insomma, che per tanti anni ha funzionato benissimo ed era anche giusto che funzionasse così. Oggi ci sono molti cinema in Italia che fanno delle programmazioni mirate, ci sono alcune ore in cui proiettano determinati film, insomma, sicuramente rivedere il concetto di programmazione può aiutare molto.